Lettera 145. Gioisce perché ha ottenuto di fare aggregare all'ordine carmelitano Don Michele. Continua ad esprimere il suo desiderio di sacrificarsi per i sacerdoti. Ha composto una Via Crucis che però non si è ritrovata. Campobasso, 2 marzo 1949, le ceneri. Mio caro Don Michele, eccomi a voi per dirvi tutta la mia gioia e la mia contentezza. Sono proprio felice di presentarvi a nome di Padre nostro generale provinciale la lettera di aggregazione al Santo Ordine Carmelitano Teresiano. Con questo ho raggiunto il mio desiderio. Il pensiero dominante della mia vita è sempre la volontà di Dio. Volontà di Dio vivere per essa, immolarmi per il suo adempimento. Mi pare un sogno, eppure è realtà. Vorrei che la mia vita fosse un cantico continuo di amore, di riconoscenza, di adorazione e di ringraziamento alla Trinità Beata. Grazie per l'ultima vostra lettera. Ogni giorno di più mi convinco che avervi per padre della mia anima è per me una grande grazia. Cerco, per quanto me lo consente la mia debolezza, di far tesoro dei vostri ammaestramenti, affinché il Signore accresca sempre di più in me la fiamma del suo amore. Ho tanta sete di amore, ho tanta sete di anime e di anime sacerdotali. Mi pare che nessuna sofferenza possa estinguermi questa sede, ed ogni sofferenza mi sembra tanto piccola di fronte a questo ideale, tanto grande, tanto bello, tanto sublime. Che Gesù mi tenga con lui sulla croce, purché ci sia, specie alla nostra diocesi. Sacerdoti santi che diano tutti se stessi per la maggior gloria di Dio. La mia intenzione è una, uno il mio anelito, dare tutto per i sacerdoti. Voi aiutatemi affinché da parte mia abbia a corrispondere a tante grazie di cui l'amore divino mi colma. Presentate a Don Giovanni i miei ringraziamenti, poiché fu lui che nelle vacanze natalizie mi fornì i vostri connotati e benemerenze, richiestami dal padre provinciale. Approfitto per dirvi che, spigolando tra gli scritti e i detti dei santi e dei servi di Dio, ho composto per il mio uso una Via Crucis. Spero mandarvela presto per farvela esaminare. Riconosco di essere stato un po' lunghetto nelle elevazioni e avere spesso ripetuto lo stesso concetto, ma quando si è alla presenza del buon Dio, il tempo non conta. Il tempo non conta più e credo che lui sia felice sentirsi di dire che l'amiamo, che ci immoliamo per lui, ci offriamo a lui e ci abbandoniamo alla sua volontà. Comunque mi rimetto al vostro giudizio. Santa Teresa realizza in noi ciò che tanto bramava. Il sacerdote ed il carmelitano devono irraggiare Dio e darlo alle anime tenendosi uniti alle divine sorgenti. In Gesù Maria Giuseppe, affezionatissimo Fra Giuseppe Maria della Dolorata.